Poracci, possiamo dire che Bad Box Art Mega Man è il personaggio segreto più bello mai visto in un picchiaduro? Cioè, capiamoci, bello per modo di dire. Mosso è stato il più rapido di tutti, mentre la risposta più sbagliata è semplice, efficace e cafona, proprio come piace a me. Mega Magna, capolavoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non avere una spunta blu. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, incredibile. Parleremo delle ultime dichiarazioni di Miyamoto sul futuro di Nintendo e sulla retrocompatibilità. Ci daremo al fai da te con un GameCube mini portatile e discuteremo anche del mese di novembre del PlayStation Plus, che presenta un'offerta un po' particolare. Prima di tutto però... Alt, siete stati reclutati. Dovete assolutamente mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, lo dice la legge. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Bene, partiamo con qualche notizia al volo, più precisamente con un'integrazione dell'Indie World di ieri. Infatti nella versione giapponese della presentazione è stato mostrato un titolo in più. Si tratta di The Tower to the Bottom, quello che viene definito come un, tenetevi forte e state attenti, survival, adventure, real-time, roguelike, deck building. Genere che, dai, potremmo riassumere, almeno dalle immagini, in carte mazzate. L'art style sembra promettente, anche se l'impressione è quella di trovarsi di fronte a un gioco pensato per il mercato mobile, dietro lo sviluppo in qualità di director e game designer c'è Tom Ikeda, che in passato ha rivestito ruoli importanti in produzioni del calibro di Harvest Moon, Little King Story e Lollipop Chainsaw. Il titolo uscirà a gennaio dell'anno prossimo su Switch e PC e secondo me è da tenere d'occhio. Ma cosa sta succedendo in questo periodo con le Collector's Edition? Senza tornare a parlare dell'epopea di Xenoblade Chronicles 3, anche gli utenti PlayStation stanno soffrendo parecchio ultimamente. La Limited di The Last of Us era arrivata in condizioni pessime a molti giocatori, mentre ora con quella di God of War abbiamo raggiunto l'apice massimo. Non so se vi ricordate, ma le due costosissime edizioni di Ragnarok includono il gioco solo in versione digitale, niente copia fisica, una scelta già di per sé molto discutibile. Vi potete immaginare la delusione degli acquirenti che, aprendo la Collectors, si sono ritrovati senza gioco ma con due codici di download dei DLC aggiuntivi, o magari chi non si è trovato la steelbook e via dicendo. Stando a questo thread su Reddit, le segnalazioni sono anche parecchie. Chissà dove è nato l'inghippo, ma soprattutto chissà se riusciranno a risolvere in tempi brevi questi problemi. Ditemi, tra di voi c'è qualcuno che ha preso la Collectors di Ragnarok e ha qualcosa da segnalare? Qualche giorno fa, commentando i risultati di vendita, abbiamo detto che il mercato giapponese è un mondo completamente a parte rispetto a quello occidentale, e i risultati di vendita dell'ultima settimana ribadiscono in modo abbastanza chiaro questo concetto. Immaginatevi una top 10 di vendita software dove al secondo e terzo posto ci sono due new entry appena pubblicate, Harvestella e il nuovo capitolo di Doraemon Story of Seasons. Mica male, una classifica dominata tra l'altro per 9 decimi da Nintendo tra grandi classici e giochi di pesca, con l'unica mosca bianca rappresentata dalla presenza al nono posto di Call of Duty su PlayStation 4. Anche le vendite hardware di OLED hanno subito una netta impennata rispetto alla settimana scorsa, probabilmente si tratta dell'effetto Pokémon, con quasi 75.000 unità vendute, mentre la PlayStation 5 ha subito una bella botta di arresto, probabilmente Sony è di nuovo a corto di console. Comunque, un applauso va ai 31 eroi che si sono portati a casa a novembre 2022 un Nintendo 2DS. Grandissimi. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. In seguito al report dei risultati finanziari che abbiamo già commentato nelle precedenti puntate, c'è stata anche una sessione di Q&A, un botta e risposta tra Nintendo e gli investitori, da cui iniziano a emergere i primi interessanti dettagli. Infatti non abbiamo ancora una traduzione ufficiale, ma i primi estratti che sono stati tradotti fanno emergere dei punti molto importanti. Ad esempio, dalla platea è partita una domanda molto specifica: la nuova console garantisce
garantirà la retrocompatibilità? E a rispondere ci ha pensato Miyamoto, con un discorso però molto ambiguo. Il leggendario game designer ha esordito spiegando come in passato la retrocompatibilità fosse un concetto non così semplice da implementare negli hardware. Innanzitutto per un problema di diritti d'autore, e le beghe legali molto spesso impediscono riproposizioni molto attese dai fan. Ad esempio, penso al limbo in cui è caduto GoldenEye per decine di anni. Ma soprattutto, la difficoltà nasce perché servizi come la Virtual Console, che permettevano di giocare vecchie glorie del passato, venivano costruiti con in mente gli hardware specifici delle console che li avrebbero ospitati, e tra un passaggio generazionale e l'altro non era garantito che questi servizi avrebbero funzionato sulle nuove console, richiedendo molto spesso lavoro aggiuntivo per poter riproporre di nuovo gli stessi giochi. Il presente è molto diverso, e con la progettazione di hardware ormai standardizzata c'è molta continuità tra le strutture delle varie generazioni di console, un fattore che rende più facile che mai il processo di emulazione legale. E badate bene, questo è un termine che sto usando io, non Miyamoto. Ma quindi Shigeru ci sta dicendo che la retrocompatibilità sarà garantita su Switch 2? Se la risposta finisse qui, sì. Purtroppo Miyamoto aggiunge anche, e questa volta cito testualmente: in ogni caso la forza di Nintendo sta tutta nel creare nuove esperienze di gioco, quindi quando in futuro presenteremo un nuovo hardware, il nostro obiettivo sarà quello di mostrare videogiochi unici che non potrebbero essere creati con le console esistenti. E purtroppo, dicevo, anche questo è vero. La filosofia di Nintendo è sempre stata quella di tentarle un po' tutte. A volte va alla grande, altre decisamente no. E se per qualche strano motivo decidessero per la prossima console di abbandonare completamente il concetto di console ibrida, potremmo ripartire da capo un'altra volta. Magari con la seconda remaster di Mario Kart 8 Deluxe Plus. Che ne dite? Io spero che uno scenario del genere non si avveri mai. Anzi, sono convinto che la prossima console sarà una Switch 2 totalmente retrocompatibile. Sarebbe un errore clamoroso tagliare fuori tutta l'utenza che è entrata e rientrata nell'ecosistema di Nintendo grazie alla Switch. Però appunto con Nintendo mai dire mai. Secondo voi, poracci, la prossima console sarà ibrida e garantirà la retrocompatibilità? Dopo lo scherzone che il 1 aprile ha spezzato il cuore a tutti quanti, si torna a parlare di GameCube Mini, anzi GameCube portatile, ma vi garantisco che questa volta è tutto vero. Ma purtroppo non alla portata di tutti. Il mitico Ginger of Oz ha infatti presentato la sua ultima build di un GameCube Wii portatile che è basato su un progetto chiamato Ashida del modder Wesk. E sapete qual è la cosa più bella di tutte? Che sul forum BitBuild è presente una guida completa per creare da zero il proprio Wii portatile, anzi il proprio GameCube Mini, o come volete chiamarlo. C'è tutto, i file prestampanti 3D per stampare la scocca, i link per acquistare le varie schede madri e anche una checklist di tutti i materiali necessari per portare a termine l'impresa. Non si tratta certo di un progetto semplice, però io sono quasi tentato di provare a fare la pazzia. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione se qualcuno di voi volesse cimentarsi con questo progetto fai da te super poraccio. Fatemi sapere se proverete questa sfida. E chiudiamo con i giochi che si aggiungeranno al PlayStation Plus per il mese di novembre. E si tratta dell'ennesima mesata molto particolare per il servizio in abbonamento Sony. I giochi offerti agli abbonati Essential sono già disponibili da un po' e sono Nioh 2, Heavenly Bodies e Lego Harry Potter Collection. Dal 15 del mese però ci sarà un'aggiunta bella sostanziosa al catalogo del tier di mezzo, l'Extra, a cui potranno attingere anche gli abbonati al Premium. Abbiamo Skyrim, Oddworld, The Gardens Between, Rainbow Six Siege, ma la vera star è la serie di Kingdom Hearts, che vede tra remaster PS3 su PS4, spin-off e via dicendo praticamente tutta la storia del brand disponibile in un unico catalogo. Come selezione è ottima, ma va fatto notare che come aggiunta è incongruente rispetto a quanto visto in passato. Prendete ad esempio la serie di Yakuza. Tutte le remaster PS3 dei primi episodi riproposti su PS4 saranno esclusiva dell'abbonamento premium perché ricadono nella categoria dei classici. Trattamento che invece non è stato applicato a Kingdom Hearts, dove semplicemente le varie collection e remaster vengono indicate come titoli nativi PS4. Per carità, è meglio così, la serie sarà disponibile per molti più utenti, però a questo punto c'è da chiedersi: cosa rende appetibile il tier massimo, il premium, questo mese? Ancora una volta praticamente niente, se escludiamo tutti i Ratchet & Clank che arriveranno però solo tramite cloud gaming, di esclusivo per ora c'è nulla assoluto, e dei titoli PS1 e PSP neanche l'ombra.
E quindi siamo sempre allo stesso punto. Mentre il tier extra, per quello che costa, offre un catalogo a dir poco impressionante, il premium, mi dispiace dirlo, è forse uno degli abbonamenti più inutili che ci sono ora nel mercato videoludico. Un vero peccato, considerando il potenziale che un catalogo retro gaming del genere potrebbe avere. C'è qualcuno di voi che si è pentito di essersi abbonato al PlayStation Plus Premium? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mia, Michele Moto, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Gennaio dell'anno prossimo su Switch. Ma perché non dico anno? Anno dell'anno prossimo. Se no se...